risorto, nasce la speranza dall'alba, nella sua luce noi cammineremo. Che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. La fiducia in Dio rende possibile ogni cosa. Gli impossibili dell'uomo sono le possibilità di Dio. Eccellenza Reverendissima, attenta a ricordare le superiori esigenze del bene della comunità dello Spinito, che domanda segnali di speranza ai comuni di Campofelice, Gratteri e Lascari e alle autorità civili e militari di fratelli e sorelle. Carissimi amici, noi siamo qui questa sera per benedire la prima pietra di un edificio santo, dentro al quale ci sarà la presenza in questa data, non è a caso. Per questo ho insistito. Significa dare continuità all'impegno generoso tra le famiglie di Dio, le vie della provvidenza, ma anche guardare, ricordare le vie della sollecitudine umana, della comprensione per quello che stiamo vivendo. Canonico Giuseppe Ricciardi. Il suo Pietro in quel particolare racconto e che è ripetuto altre volte, anche nella sua prima lettera. L'episodio di questa pietra, che in un momento di costruzione è nelle mani dei costruttori, la guardano, dicono no, non è buona, e la buttano via. Ma il Signore proprio si serve di quella pietra. E quella pietra angolare è Cristo Gesù. La Chiesa di Roma, il beatissimo Papa Benedetto XVI e Vescovo della Chiesa Cefaludense Pellegrina in Cefalù, Francesco Sgalambro, e parroco della parrocchia dello Spirito Santo in Cefalù, il presbitero canonico Giuseppe Licciardi, alla presenza del senatore Simona Vicari, del presidente della provincia regionale di Palermo, l'onorevole Giovanni Avanti, dell'assessore Gino Crisafi in rappresentanza del sindaco di Cefalù e delle altre gentili autorità civili e militari di Cefalù e del circondario, il giorno 13 settembre, ai primi vespri della festa dell'esaltazione della santa e gloriosa croce del nostro Salvatore Gesù Cristo, Monsignor Francesco Sgalambro, vescovo di Cefalù, benedice la nuova area dove sorgerà la chiesa della comunità parrocchiale Spirito Santo e pone la prima pietra per la sua costruzione. Thank you.
redatto dai nostri progettisti, lo stemma del Vescovo con la firma di Sua Eccellenza, le monete, le nostre monete, una copia della celebrazione che è stata preparata da Don Domenico. Principe e fine di tutte le cose, sia inizio, sviluppo e compimento di questa nuova costruzione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.